Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo della battaglia del Sostizio, che è avvenuta nel giugno del 1918 tra l'esercito italiano e austro-ungarico, quindi 100 anni fa, un anniversario importante da ricordare. Veniamo agli antefatti. Conclusa la disfatta di Caporetto, nell'ottobre del 1917, l'Austria, forte della vittoria riportata, voleva dare il colpo di grazia all'Italia. Quindi pianificò un massiccio intervento a partire dal Tirolo, con l'avanzamento, lo sfondamento verso l'altopiano di Asiago, poi ancora Monte Grappa, sino ad arrivare alla pianura. Se con Caporetto c'era un attacco in un punto unico, qui ovviamente i punti da colpire erano tre o forse anche di più. Ovviamente ci fu la risposta italiana, l'esercito si riorganizzò con 54 divisioni, con l'aiuto anche di reparti francesi e anche inglesi. La battaglia iniziò il 15 di giugno alle ore 3, via via ci fu l'avanzamento e gli austriaci arrivarono a Pieve di Soligo, poi ancora a Falsè di Piave, poi ancora nel Montello che fu occupato, Nervesa, apriamo una parentesi, qui ci furono anche beni storici che furono veramente danneggiati come l'abbazia. Poi ancora arrivarono ad Arcade, a Spresiano e a Monastier. Fu una settimana di combattimenti terribili, durissimi. L'esercito italiano rispose a questa avanzata ed ebbe sopravvento. Le passerelle che appunto il nemico aveva costruito sul Piave vennero tutte abbattute perché così si rallentarono i rifornimenti di armi e di viveri. Molto importante fu anche l'azione dell'aeronautica che mitragliava a bassa quota e in questa occasione perse la vita un valoroso pilota, Francesco Baracca. Molto importante è stato anche l'intervento degli Arditi, di questo reparto speciale costituito nel 1914, si addestrava in provincia di Udine, erano tutti volontari e quindi colpirono le linee nemiche. Dopo questa settimana terribile, l'Austria si rese conto che era l'inizio della fine, ma la battaglia finale bisognerà aspettare qualche mese esattamente, nell'ottobre sempre del 1918, a Vittorio Veneto. Le perdite furono ingenti da ambo le parti, si calcola che per quanto riguarda l'Austria furono perse 150.000 unità, comprese tra le morti, feriti e prigionieri. Per quanto riguarda il nostro paese invece si calcola che furono 90.000. Quindi una battaglia durissima, abbiamo visto tante le perdite da ambo le parti e che merita tutto il nostro ricordo per questo tremendo momento.